Ed eccoci qui, buongiorno, buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nello spazio della Place Book Publishing Agency con Giorgia Liz De Ida. Ciao Giorgia! Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cara Giorgia, come Sì. stai? Come stai passando questo periodo un po' particolare? Allora, questo periodo è, diciamo, da un punto di vista prolifico, perché ho la possibilità di stare a casa e quindi di scrivere molto di più. Quindi vediamo il lato positivo, perché sono riuscita a completare un romanzo di la settimana scorsa e quindi direi un periodo profilico dal punto di vista della scrittura. Ah, comunque hai finito un romanzo che è già fuori? Sì, Ah. Ok, no, dovrà uscire ancora. per cui noi parliamo di poesia oggi. Parliamo Sì, parliamo di poesia, di parliamo sillabario senza condono, giusto? Esatto, sì, sillabario senza condono. Perché sillabario senza condono? Mi dai una spiegazione? Sì, allora, la spiegazione è semplice. Praticamente tutti sanno che sillabario significhi, insomma, quei libri dei bambini con le sillabe, quelli che si usano a scuola, insomma. Quindi ho voluto specificare una parte della mia infanzia. Senza condono perché, il condono, si sa, è, l'abbandono di una colpa. Senza condono è perché io effettivamente mi sento in colpa per la vita che ho condotto, quindi è un po' un sentirsi in colpa, ecco, Ah. un sentirsi in colpa dall'infanzia per varie cose che sono successe. E quindi sillabario senza condono indica il proprio senso di colpa, infatti le poesie sono unite tutte da questo filone del senso di colpa, ecco. Addirittura, sai che Sì, questo non lo sì. immaginavo. E sono contento che tu l'abbia espresso qui su ABC Radio, perché comunque è un concetto molto personale che tu vuoi condividere con noi ed è molto profondo. E ti dico che sono rimasto un attimino così, per cui io ho visto che sono curioso, no? Di fatto, perché il lavoro che faccio mi porta a essere curioso, no? E tu, Giorgia De Ida, ecco, Ortanuova in provincia di Foggia. Esatto, sì. E la letteratura, vabbè, ti piace probabilmente quella russa tedesca e ti piace molto anche la poesia. Ecco, Sì, la prima domanda è esatto. questa. Dove va la poesia nel 2021? La poesia nel 2021 va verso un orizzonte un po' quasi distopico, definirei, nel senso che la poesia si è evoluta dalla poesia confessionale, l'ultima grande svolta, e la poesia del 2021 va verso orizzonti. Io ho notato, ho avuto come compagno Gabriele Galloni, non so se lo conosci. No, adesso mi sfugge un attimino. Era un poeta, insomma, abbastanza contemporaneo. Ho notato che la poesia riduce a poche parole, non è più quella prolifica, quella estesa che si utilizzava nel Novecento. Quindi in poche parole si riesce a dire un po' a Longoretti, un po' ermetica, quindi esprime in poche parole quello che si vorrebbe dire. Ecco, io non sono di quella portata perché le mie poesie sono molto 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 lunghe e quindi Ma diciamo che non. molto lunghe perché è una prerogativa tua o lunghe perché proprio si inercano così? Lunghe perché ho molto molto da raccontare, quindi ho bisogno di figure retoriche e di frasi che siano contigue, che siano, insomma, che rappresentino il mio modo d'essere, il mio modo d'essere complicato, e quindi ho bisogno di scrivere molto di più. Io noto persone giovanissime, vabbè, anche sono giovanissima, però che scrivono, ho notato che la poesia va verso questo modo di scrivere molto sintetico, ecco, io non sono così. Ok, senti,
Senti, ma tu pensi che sia ancora un'argomentazione di nicchia, la poesia? Penso proprio di sì, penso sia una cosa di nicchia, penso al fatto che io abbia dovuto farmi spazio, per fortuna ho trovato la Playbook Publishing, che è una casa editrice molto sì, selettiva, però mi ha dato molto molto spazio, e il fatto è che la poesia è una cosa di nicchia purtroppo. Non trovo molto riscontro nel pubblico giovanile, non trovo riscontro nel pubblico anche adulto, magari pubblico qualche poesia su Facebook e non viene molto, molto calcolata. E quindi sì, cioè, diciamo che mi scrivono in tanti dicendo vorrei acquistare il tuo libro, però sono persone comunque che leggono e che hanno già di per sé una passione per la letteratura, per la poesia. Senti, tu nelle tue poesie parli di commozione, di dolore, di cose che hai vissuto personalmente, no? Probabilmente. Sì, esatto. E che le stai esternando, le hai esternate attraverso questi versi, ecco. Sì. Mi vai a, così, a specificare questo. Mi commuove la vista degli angeli. Li trovo estremamente terreni, vorrei quasi appropriarmi dell'infinito. Sì, a parte che è bellissimo. Grazie, prego, grazie mille. Prego, prego. Grazie. Io con questa poesia ho voluto. Io ho un attaccamento molto grande, molto forte all'infinito e al mistero. Quindi la visione degli angeli per me è come se mi riferisse a qualcosa di misterioso, qualcosa di indefinibile. Mi commuove la vista degli angeli significa mi commuove la bellezza, in sostanza. Mi commuove la bellezza, mi commuove tutto ciò che è poesia. E l'angelo per me era l'incarnazione della bellezza e della poesia. E parlo appunto dell'infinito perché tutto il mio scrivere è un protendersi verso l'infinito, e quindi è un connubio tra bellezza e infinito. Sono cose che ricorrono molto nelle mie poesie. Nelle tue poesie, ecco. Ok. Perché tu sei convinta che l'angelo sia bello. Sì, esatto. Sì. Lo incarno nella bellezza. Perché questa convinzione? Può essere un angelo brutto? No, l'angelo rappresenta la bellezza. In Lost Paradise di Milton l'angelo è sia cattivo sia buono, però... però per rappresenta me, la bellezza, so. Diciamo, anche esteticamente, sì. No? Non ti immagineresti, esatto, un angelo brutto. Ma è un angelo brutto, sì, esatto. però voglio dire, tu scrivi di dolore. Il, sì, dolore, il dolore, dolore è sofferenza, è, sì, brutto, no? Dolore e sofferenza, è esatto, anche brutta, sì, no? Sì. Come immagine? Sì, sì, perché io ho avuto, ho sperimentato per mio malgrado il dolore, purtroppo. Ho avuto dei problemi psichici abbastanza gravi. Okay. Quindi so benissimo, so perfettamente cosa sia il dolore. Il fatto di poterlo mettere su carta, di scriverlo, di tirarlo fuori, per me è una catarsi. Per me è una grande cosa il fatto di poterla mettere su carta. No, indubbiamente è vero quello che stai dicendo, sì, sono d'accordo con te. Senti, ma oggi Giorgia chi è? Sì, oggi Giorgia è una persona consapevole, una persona che conosce i suoi limiti, una persona che non vola più come gli angeli ma è con i piedi per terra. Che continua nonostante tutto a sognare. L'hai incontrato il tuo angelo? Sì, ce l'ho il mio angelo. Bene, ce l'ho il mio angelo, ci vivo insieme. Sono contenta. Sono contenta così. Sono molto molto contenta. Senti, le tue poesie hanno anche riferimenti ad altre persone o sono solo completamente roba tua? No, solo completamente roba mia. Roba di me stessa, non parlo di persone in sostanza, parlo di me stessa.
per esempio, di Dio ed altri oggetti, dice: ma sono un'altra donna, chi è questa donna che si alza col sorriso traboccante e ripensa a Dio? Parlo essenzialmente di me, dei miei sentimenti, delle cosa, mie sensazioni. E cosa ti è rimasto di allora? Mi è rimasto un grande senso di... io lo definirei un senso di vissuto, ecco, di faccio tesoro delle cose che mi sono successe, e quindi vivo consapevolmente il presente e lo faccio mio, lo faccio totalmente mio. Hai fatto tesoro, quindi, diciamo, di questa esperienza? Sì, ne ho fatto tesoro, sì, esatto. Bene, bene. L'importante è la consapevolezza. Ecco, sì. L'importante è la consapevolezza, no? Di aver vissuto in un determinato modo determinate cose, però con la consapevolezza di oggi, in un'età più adulta, e prenderne coscienza. Questa è la, secondo me, è la cosa migliore. Mi hai creato dal nulla e sei diventata artefice di poesia. E tu stessa poeta. Sì. Questa è madre, se non sbaglio. È una cosa, guarda, è da pelle d'oca. Grazie. Perché grazie, mi hai creato da nulla e sei diventata artefice di poesia, tu stessa madre. Certo, parli di mamma, parli di colleghe dalla di vita. Mia madre. Certo, certo. Com'era il rapporto con tua mamma? Parlo di mia madre perché c'è un rapporto, un legame molto stretto con mamma. Io purtroppo quando ero un po' più piccola non capivo bene, perché i miei sono divorziati, okay. Non capivo bene certe dinamiche di comportamento di mia mamma, e c'è stato un odio veramente profondo verso di lei, perché non capivo e davo, insomma, la colpa a lei. Poi c'è stato un momento in cui, andando anche dallo psicoterapeuta, insomma, certo, facendo terapia, certo. Ho capito che la figura di mamma era una figura che aveva fatto sacrifici, che aveva fatto di tutto per me, per mia sorella. Che non era quindi tutta colpa sua, probabilmente. Che non era colpa sua, esatto, che non era colpa sua tutto quello che era successo, e quindi ho iniziato a vederla come artefice proprio di se stessa e del suo prendersi cura di me, perché si è presa cura di me molto. Lo so. E da allora ho stretto un legame molto molto forte con lei, quasi dico dipendenza definirei, che certo, non è del tutto positivo. No, però è normale in un atteggiamento del genere, sai? È normale, sì, perché in alcune sì, ti rendi conto che ci sono state delle mancanze, probabilmente dovute al rapporto. Sì. E queste, esatto, e queste non le potrei più avere, però con la consapevolezza di oggi, che probabilmente, rendendoti conto che adesso non era magari tutta colpa sua, questo avvicinamento fa sì che tu diventi assetata di sapere dei suoi confronti. Probabilmente questo. Esatto. Probabilmente sì, questo. Sì, sì, sì. Senti, sì, traspare dalla tua voce l'emozione di una donna che probabilmente ha sofferto tanto e che attraverso la poesia riesce a liberarsi di certi fantasmi che probabilmente ne facevano parte. Io sono stato molto, ma molto veramente contento di averti avuto qui. Grazie, anche io. E sono felice che tu ne abbia parlato con me, particolarmente con tutti i radioascoltatori di ABC Radio, perché questo ti serve, sì, serve a te per far capire tu cosa hai scritto, per far capire la sofferenza che hai provato, sì, e per renderci partecipe delle tue cose. Esatto, sì. Io ti ringrazio molto e continua così te, con le tue belle poesie, veramente, continua. Grazie, vi serbo anche un altro libro di poesie che uscirà, perfetto, penso a breve. E io sono qui e le documentiamo assieme, ne parleremo assieme, vediamo il processo di sì, Giorgio, qual è stato. Ok, grazie. Va bene, grazie a te, grazie a tutti mille, gli ascoltatori. Grazie. Un bacio. Ciao, grazie. Salve, ciao, 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 ciao.